SCP-002 deve costantemente essere connesso a una fonte di energia per farlo rimanere in quella che sembra essere la sua modalità di ricarica. In caso di interruzione del flusso di elettricità, l'area dovrà essere immediatamente evacuata e dovrà attivarsi la barriera d'emergenza che separa l'oggetto dal resto dello stabile. Una volta che la corrente sia tornata, sarà necessario colpire SCP-002 con dei raggi X e ultravioletti fino a quando l'oggetto non sarà di nuovo connesso alla fonte di energia e ritornerà in modalità di ricarica. L'area di contenimento dovrà essere mantenuta in ogni momento a pressione negativa. È necessario che delle squadre composte da almeno due membri rimangano entro 20 metri da distanza da SCP-002 nella sua area di contenimento. Il personale deve mantenere contatto fisico l'uno con l'altro in ogni momento, per essere sicuri che l'altra persona sia realmente presente, poiché l'oggetto potrebbe influenzare la percezione dell'ambiente circostante. Non è permesso al personale di livello inferiore a 2 di avvicinarsi a SCP-002, se non in presenza di un'autorizzazione scritta da due amministratori fuori sede del livello O5. Il personale che possieda tale autorizzazione deve comunque essere scortato da almeno 5 membri della sicurezza di livello 3 per tutta la durata del loro contatto con SCP-002 e dovranno temporaneamente rinunciare ai loro ranghi e alle loro autorizzazioni. Una volta che la visita sia finita, verranno scortati ad almeno 5 km di distanza da SCP-002 per essere sottoposti ad una quarantena di 72 ore ed accertamenti di natura psicologica. Nel caso in cui non siano presenti problemi, potranno ritornare ai loro compiti con i loro ranghi e autorizzazioni. SCP-002 ricorda un'escrescenza tumorale carnosa di un volume di circa 60 metri cubi. Un portello di ferro locato su un lato conduce al suo interno, che sembrerebbe essere un appartamento a basso prezzo di modeste dimensioni. Un muro della stanza possiede una finestra, tuttavia dall'esterno non è visibile alcuna apertura. La stanza contiene diversi capi d'arredo che, da più vicino, si rivelano essere sculture ossee, capelli intrecciati e diverse altre sostanze biologiche prodotte dal corpo umano. Tutti i test effettuati sino ad adesso mostrano che ogni oggetto nella stanza possiede un DNA diverso o frammentario. Ad oggi, l'oggetto è ritenuto responsabile della scomparsa di 7 membri del personale. Inoltre, a suo tempo, ha perfino arredato se stesso con 2 lampade, un tappetino, un televisore, una radio, una sedia, 3 libri scritti in una lingua sconosciuta, 4 giocattoli per bambini e una piccola pianta in un vaso. Test avvenuti usando diversi animali da laboratorio, inclusi primati, hanno fallito nel provocare una qualunque risposta da SCP-002. Anche i cadaveri non hanno prodotto alcun effetto. Qualsiasi processo l'oggetto usi per convertire materia organica in mobilio può apparentemente avvenire solo se in presenza di un essere umano ancora in vita. L'oggetto è stato scoperto in un piccolo cratere del Portogallo del Nord, dove avvenne l'impatto con la Terra. Contenuto in un guscio di roccia spessa, la parte esterna dell'oggetto era stata esposta a causa dell'impatto. Un contadino del luogo capitò per caso da quelle parti e riferì della sua scoperta al capo del villaggio. L'oggetto guadagnò l'attenzione di SCP quando un agente di livello 4 rivelò un'anomalia radioattiva generata proveniente dal cratere. Una squadra di membri della sicurezza di SCP, comandata dal generale Mulhazen, venne immediatamente inviata sul luogo. Qui posero immediatamente l'oggetto in un largo container e cominciarono ad effettuare diversi test utilizzando soggetti provenienti dal vicino villaggio. 3 uomini
inviati nella struttura scomparirono uno dopo l'altro. Dopo aver scoperto questa proprietà mortale di SCP-002, il generale Mulhausen rilasciò un ordine di eliminazione di livello 4A verso tutti i testimoni, circa un terzo del villaggio, per assicurarsi che nessuno conoscesse quell'oggetto. Quindi ordinò il trasporto verso la struttura SCP di... Durante i preparativi per il trasporto, quattro membri del personale vennero inspiegabilmente trascinati dentro l'oggetto, dove scomparvero immediatamente. Secondo successive ispezioni, l'oggetto si sarebbe accresciuto di diversi nuovi arredi, cominciando ad assomigliare all'interno di un appartamento. Il generale Mulhausen richiese immediatamente delle tute hazmat di classe 3 per i rimanenti membri del team, che procedero a trasportare il container su una nave da trasporto per il viaggio verso la struttura di contenimento SCP. Conseguentemente l'eliminazione del generale Mulhausen, SCP-002 venne messo al sicuro ancora una volta dallo staff SCP e portato nella struttura speciale di contenimento in... dove si trova tuttora. Dopo l'incidente del generale Mulhausen, è stato negato l'accesso a SCP-002 allo staff con autorizzazione inferiore a livello 2, senza autorizzazione di almeno due amministratori di livello O5.